Dura come un diamante, soffice come un raggio di luna, calda come sole, fredda come il gelo delle stelle, fiera e distante come un monte di neve, più allegra di una ragazza che di primavera si intreccia margherite fra i capelli. Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di due libri molto particolari, ovvero Lo specchio di Galadriel e Uno sguardo fino al mare, editi entrambi dal Cerchio. Questi libri sono delle raccolte di contributi e approfondimenti sull'opera di Tolkien, in particolare sul Signore degli Anelli. Ci tenevo a parlarvene perché mi hanno colpito tanto e soprattutto mi hanno fatto riflettere sull'opera in generale di Tolkien. Sul Signore degli Anelli si è detto bene o male di tutto, e questi libri non hanno la pretesa di dire nulla di nuovo, ma indicano al lettore verso quali orizzonti spingere il proprio sguardo, danno degli spunti per riflettere e apprendere un po' dello spessore esistenziale racchiuso nelle opere di Tolkien. Molti lodano l'opera di Tolkien perché è molto accurata e ricercata, infatti ha creato un vero e proprio mondo in cui ogni popolo ha la sua lingua, le sue tradizioni e le sue storie. E anche se è un'opera di fantasia, lo scopo non è quello di estraniarsi dalla realtà, ma anzi di coglierla nei suoi aspetti più profondi. Questi libri trattano diversi temi presenti all'interno dell'opera di Tolkien, come ad esempio la lotta fra il bene e il male, o il viaggio inteso come percorso di formazione, che sono temi classici nel genere fantasy, ma anche morte e mortalità e la libertà di decisione di singoli personaggi. In particolare mi è piaciuto molto il contributo di Dialle sul portatore dell'anello, infatti fa un'analisi molto approfondita e accurata su tutti i personaggi che vi sono entrati in contatto. C'è infatti chi viene corrotto dal potere dell'anello, chi continua a combatterlo e chi invece pare immune. Un altro approfondimento che mi è piaciuto molto è quello di Malgeri sulle figure femminili. Infatti non si parla spesso delle donne presenti all'interno dell'opera di Tolkien. Queste infatti nell'opera di Tolkien hanno pari dignità rispetto agli uomini, anche se sono inserite in una dimensione più spirituale, di guida e di consiglio. Rievocano la nostalgia del bello, del vero, e sono strettamente legate alla luce. Questo elemento in un'opera ricca di luoghi bui e cupi assume un significato del tutto nuovo, simboleggia un po' il bene e il buono, e non a caso è legato alle figure femminili. Infatti queste aiutano i vari personaggi e sono dispensatrici di doni. Un'altra cosa che ho apprezzato molto è la recensione di Lewis e il contributo di Asimov, due autori molto importanti che hanno preso in esame aspetti differenti della stessa opera, però entrambi l'hanno contestualizzata alla propria epoca, in particolare facendo riferimento alla guerra e allo sviluppo tecnologico. Dopo la lettura di questi libri la mia visione sul Signore degli Anelli è un po' cambiata, forse perché ho iniziato a capire alcune cose che prima ignoravo completamente e forse perché mi ha fatto mettere in discussione quelle che erano le mie certezze prima. Sono libri che vi straconsiglio se vi piace il Signore degli Anelli o l'opera di Tolkien in generale. Qua sotto in descrizione trovate il link sia al sito che alla pagina Facebook del Cerchio dove poterli acquistare. Ringrazio Marco Gentili per aver girato questo video, spero vivamente che vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!